Ora vediamo come calcolare l'aumento di entropia nel caso di un corpo che si fonde, che viene fuso in maniera irreversibile, cioè in una trasformazione reale. Possiamo immaginare, per esempio, un blocchetto di ghiaccio che si trova alla temperatura di fusione, quindi 0 gradi centigradi, e si trova immerso in un ambiente caldo, per esempio 20 gradi centigradi, la temperatura della stanza. Questo processo è spontaneo, irreversibile. E cosa accade? Che la temperatura più calda della stanza fa passare il calore dall'ambiente esterno al blocchetto di ghiaccio che piano piano si fonde con un processo appunto spontaneo e irreversibile a cui è perciò associato un aumento di entropia. A e B sono le due situazioni in cui il blocchetto all'inizio ancora non si è fuso per niente e invece alla fine, situazione B, il blocchetto è completamente fuso. Se però vogliamo calcolare questo aumento di entropia associato alla fusione, non possiamo utilizzare la trasformazione reale perché è irreversibile. E noi sappiamo che invece il calcolo dell'entropia richiede che il calore sia sempre scambiato in modo reversibile attraverso scambi infinitesimi e contatti con sorgenti sempre alla stessa temperatura del nostro sistema, cioè del blocchetto di ghiaccio. Quindi dobbiamo immaginare di sostituire la trasformazione reale con una immaginaria tra gli stessi stati iniziale e finale, cioè il blocchetto integro e poi il blocchetto fuso. Ma una trasformazione che sia reversibile, dove la temperatura del blocchetto e la temperatura dell'ambiente esterno siano sempre uguali. Quindi non dobbiamo più avere un ambiente esterno a 20 gradi, ma un ambiente esterno a 0 gradi centigradi, o forse è meglio dire a una temperatura appena infinitesimamente superiore a 0 gradi centigradi, in modo tale che comunque ci sia sempre equilibrio tra il nostro sistema, che è il blocchetto, e l'ambiente esterno. La temperatura appena superiore dell'ambiente esterno fa passare quantità di calore infinitesime dall'ambiente al blocchetto, quantità di calore scambiate in modo reversibile. E noi sappiamo calcolare il calore scambiato, il calore assorbito da un oggetto che fonde. Dobbiamo utilizzare la legge con il calore latente di fusione. Quindi una quantità infinitesimale di calore assorbito fa fondere una quantità infinitesimale di massa di ghiaccio, dm, e la formula appunto è il calore uguale al calore latente di fusione per la massa fusa, in questo caso una massa infinitesimale dm. Questa espressione del calore infinitesimale assorbito la dobbiamo andare a sostituire poi nella formula dell'aumento di entropia, cioè per il calcolo della variazione di entropia, che è data dalla somma di tante piccolissime variazioni di entropia ds. La variazione di entropia infinitesimale, infatti, sappiamo che per definizione è il rapporto tra la quantità di calore delta Q infinitesimale scambiata in modo reversibile, cioè questa, diviso la temperatura alla quale avviene quello scambio, che nel nostro caso è 0 gradi centigradi. Quindi andiamo a sostituire calore latente di fusione per la massa infinitesimale che si fonde ad ogni brevissimo contatto, ad ogni piccolissimo passaggio di calore. Inoltre, il calore latente di fusione, così come anche la temperatura, le possiamo portare fuori dal simbolo di integrale. Ricordiamo che l'integrale è una somma, quindi portare fuori vuol dire raccogliere un fattore costante. E infatti il calore latente di fusione, ma anche la temperatura, è costante perché è la temperatura di fusione. È la temperatura che non cambia mai né per il blocchetto che fonde mantenendo la temperatura costante a 0 gradi, nemmeno cambia per l'ambiente esterno perché abbiamo detto che mantiene sempre la temperatura di 0 gradi. Quindi questi 0 gradi centigradi, che vanno espressi naturalmente in Kelvin, 273 Kelvin, e il calore latente di fusione del ghiaccio, vengono portati fuori del simbolo di integrale e perciò rimane la somma di tanti pezzettini di massa che si fonde piano piano, quindi tanti pezzettini che vanno aggiungendosi. Tanti pezzettini di massa fusa. La somma di tutti questi pezzettini è la massa complessiva del blocchetto. Quindi l'espressione finale sarà un aumento di entropia, un aumento perché diciamo, il prodotto di queste quantità, la combinazione di queste quantità, ci dà un risultato positivo. Queste quantità infatti sono tutte positive, sono il calore latente di fusione, la massa del blocchetto che arriva a fondersi tutta, e la temperatura di fusione 273 Kelvin. Questo aumento di entropia l'abbiamo calcolato grazie
una trasformazione immaginaria reversibile, ma va benissimo anche per calcolare l'aumento di entropia nella nostra trasformazione reale, che non era reversibile, ma irreversibile e spontanea. Questo perché l'entropia è una funzione di stato, quindi anche se noi l'abbiamo calcolata con una trasformazione immaginaria reversibile, però il risultato ottenuto è valido per qualsiasi trasformazione, anche quella reale irreversibile. Le stesse cose stanno scritte qua nel file, la formula finale per calcolare l'aumento di entropia durante la fusione e la dimostrazione dove appunto bisogna applicare la formula per la definizione di entropia, di aumento o di variazione di entropia, sommando tante piccole variazioni infinitesimali, ognuna data da delta Q reversibile su T. Al posto di delta Q reversibile abbiamo visto si sostituisce il calore latente di fusione per la massa infinitesima che viene di volta in volta fusa e alla fine si ottiene appunto lo stesso risultato già visto. Qui è scritto appunto quello che abbiamo fatto, processo reale, la fusione del corpo di solito è ottenuta con una trasformazione irreversibile come nel nostro caso, in cui la temperatura dell'ambiente esterno era molto diversa dalla temperatura di fusione dell'oggetto. Però la variazione di entropia va calcolata immaginando che la fusione avvenga per assorbimento reversibile di calore a temperatura costante, cioè alla temperatura di fusione precisamente.